Eccoti qua, ciao! Come ti chiami? Devo Giorgio Manzoni. Mi chiamo Virna Brigatti. chiedertelo, quanti anni hai? 31. 38. Dove sei adesso? Mi trovo a Durham, nel nord dell'Inghilterra. Adesso sono a Lodi. Cosa studi? Astrofisica. Mi occupo di letteratura italiana del Novecento. Qual è il tuo percorso di studi? Ho fatto informatica, ho fatto la triennale in fisica, la magistrale in astrofisica e ora sono qua a fare il dottorato in astrofisica. Studentessa triennale, poi magistrale all'Università degli Studi di Milano, Lettere Moderne. Poi ho fatto un dottorato in storia della lingua e della letteratura italiana con una tesi di dottorato su Elio Vittorini. Poi ho proseguito con un assegno di ricerca e ora, dall'anno scorso, sono riuscita a vincere un concorso come ricercatore. Quando hai capito da grande voglio fare questo? Forse il semino l'ha messo la mia nonna quando mi portava a guardare le stelle da bambino e guardavamo questa costellazione che chiamava i Settui, che ora ho scoperto sono le Pleiadi. Lei mi diceva appaiono solo quando le notti sono molto fredde e in realtà probabilmente è più collegato a quando le notti sono molto buie e di solito sono anche molto fredde. Mi ricordo che ero già alle medie e dicevo: no, ma io non voglio lavorare in un'azienda. E quando è stato il momento di scegliere la scuola superiore, ho scelto il liceo scientifico. E lungo il percorso dei 5 anni ho immaginato di fare biotecnologie, ingegneria genetica, poi astrofisica, e alla fine ho fatto lettere. Sono gli incontri che possono fare la differenza. Di Brughiero della biblioteca, cosa ti lega ancora? È uno dei ricordi più belli della mia infanzia perché sin da bambino mia mamma mi portava lì e lì avevo conosciuto Enrica, la bibliotecaria che mi ha appassionato fin da bambino a leggere. Io ho vissuto la biblioteca di Brugherio per anni come una seconda casa. La biblioteca apriva e io ero lì davanti al portone. È stato un luogo dove sono cresciuta. Quali sono i territori ignoti che tu vuoi rendere noti, quei campi di ricerca? Cercare di trovare un modello matematico dell'universo. Noi possiamo vedere l'universo fino a un certo orizzonte. La materia come la conosciamo noi è un 4% di quello che l'universo è fatto. Questo è, secondo questo modello Lambda CDM, che prevede un 70% di energia oscura. Quindi riusciamo a descrivere l'universo con un modello di cui è al 70% di qualcosa che non sappiamo di cosa è fatto. Noi non sempre facciamo attenzione all'oggetto libro nel momento in cui lo compriamo, lo apriamo e iniziamo a leggerlo. Nel momento in cui si passa da una lettura di piacere, una lettura in piena libertà, a un'attività di ricerca, di osservazione, di studio del testo letterario, ecco, osservare con attenzione questo contenitore è determinante perché ci mette in contatto con la storia e con i modi in cui il testo è stato letto e interpretato. C'è un episodio, un aneddoto, qualcosa che vuoi raccontarci? Faccio parte di questa collaborazione che si chiama PAOS. Sei in cima a un vulcano collassato all'epoca dei dinosauri, più di 3.000 metri, e c'è questo telescopio di 4 metri di diametro. Devi un attimo abituare per il fatto che lavori di notte e dormi di giorno, quindi il tuo corpo alle prime notti deve capire cosa sta succedendo. C'è sempre quello che si addormenta e uno deve rimanere sveglio per il telescopio. Un aneddoto legato al telescopio, c'è questo ingegnere che è appassionato di Star Wars. Tutto il software l'abbiamo scritto noi e tu ti dimentichi che devi dire al telescopio cosa fare. Per cercare di non addormentarsi, ogni movimento del telescopio ha associato una musichetta di Star Wars. E allora ogni volta che cambi filtro, cambi posizione, senti le musichette di Star Wars e ogni musichetta ha un significato particolare. Per esempio, il cambio dei filtri è qualcosa, il movimento del telescopio è qualcos'altro, oppure quando il computer si riempie di dati hai l'allarme, che anche quello è una musichetta di Star Wars. Quando io stavo scegliendo a chi chiedere la tesi, ho incontrato il professore sulle scale del dipartimento e lui mi chiese: ma lei sarebbe interessata ad aiutarmi con le 150 ore studentesche? Lui mi riconosceva perché ovviamente io, che ho il cromosoma della secchiona, ero sempre in prima fila a fare domande. Io ho detto sì, quindi ho fatto la tesi con lui, ma lui l'ha giudicata molto positivamente e da lì è nata l'ipotesi di fare il dottorato. Senti, riguardandoti indietro, è stato tutto in discesa, tutto facile, tutto tranquillo? I momenti di difficoltà sono il 99%. A volte mi dicono: oh, tu studi astrofisica, sei nato che sei un genio, sei super intelligente. No, non è quello. Quando magari all'inizio vedi che le cose non vanno, ti butta giù e dici: forse
ok, non ho studiato allo scientifico, oppure non ho la testa per farlo, queste cose qui. Però queste sono tutte cose che non funzionano. Ci vuole perseveranza, nel senso che quando le cose non vanno, semplicemente perdi la motivazione e dici, ma cosa sto facendo? Devi continuare ad andare avanti. Se è una cosa che piace, bisogna sicuramente fare. Io a volte dico, è una vocazione, non è semplicemente scegliere un mestiere. Diventa costitutiva anche della nostra personalità, cosa che a volte ovviamente crea dei problemi di sociopatia, ma insomma te lo porti a casa, nella testa. C'è una fatica di questa natura e poi ci sono tutte le circostanze esterne di come funziona l'arruolamento accademico che sono molto pesanti. È una lotta per la sopravvivenza e in questo percorso bisogna riuscire a non mollare. Non scoraggiatevi, nel senso che sì, certo, le discipline umanistiche apparentemente sembrano sempre più defilate rispetto alle professioni, il mestiere, lo sbocco lavorativo. Non è vero, non è così. Le aziende lo sanno, noi abbiamo costante contatto con le aziende, richiedono laureati in discipline umanistiche con competenze umanistiche di tipo anche molto tradizionale, perché è un tipo di formazione che sta diventando merce rara. Un consiglio di lettura. Ti mando il link. L'autore questa volta sono io. Si chiama L'equazione dell'universo nella vita di un pensatore. Calvino è l'autore, tra l'altro in questo periodo mi sto dedicando anche dal punto di vista degli studi, ed è però appunto questo un caso fortunato in cui posso studiare uno degli autori per cui ho un amore proprio viscerale e profondissimo. Io oserei suggerire Il Castello dei Destini Incrociati, che secondo me non è tra le letture calviniane più frequenti, è un libro anche un po' difficile, insomma, ma come tutti i libri di Calvino può anche avere una sua leggibilità ludica un po' più disimpegnata. Per rispondere alla domanda cosa fa un astrofisico, specialmente nel mio caso, sono nel mezzo di chi crea modelli teorici e chi osserva i dati reali. Quindi con i modelli matematici che possiamo creare delle simulazioni con questi supercomputer dell'universo che sono molto precise e possono essere confrontate con i dati. La potenza di questi computer è estremamente grande, ma semplicemente seguono quello che gli diciamo noi, quindi come si comporta la gravità, per costruire un universo finto. Però dobbiamo anche comprendere i dati da questi grandi telescopi. Nel mio caso sono andato al William Herschel Telescope alla Palma, e pensate che per fare misurazioni precise dobbiamo tenere il sensore a meno 195 gradi, quindi per fare questo usiamo l'azoto liquido. Cosa facciamo con un telescopio? In un telescopio si possono fare tante cose. Una di queste è creare degli spettri. Se noi osserviamo una galassia lontana, guardate il numero 1, poi abbiamo un prisma dentro il telescopio che semplicemente va a diffrangere la luce in quello che viene chiamato spettro. E queste sono le immagini che ricaviamo. Dopo, con tanta elaborazione, riusciamo a ottenere spettri che sono la carta d'identità delle galassie. E con questa carta d'identità possiamo costruire addirittura delle curve di rotazione che ci dicono a che velocità girano le galassie. In questo grafico qua possiamo vedere che la galassia sta girando a più di 200 km al secondo su se stessa. E guardate qui, questo è un campo di vista che se ci mettete la luna piena praticamente lo copre tutta l'immagine. E qua vediamo tutti questi puntini sono galassie. A parte quelli con le croce che sono stelle e sono molto pochi, tutti gli altri sono galassie. E la cosa più bella di quando guardiamo l'universo è che quando guardiamo diverse galassie, la luce ci mette così tanto ad arrivare ai nostri occhi che praticamente stiamo guardando la galassia com'era nel passato. E quindi i telescopi sono in realtà delle grandi macchine del tempo. Ecco, una piccola lezione che può valere come esempio delle cose di cui mi occupo. Partiamo da qui, dalla rivista Prassieglotiche della Modernità Letteraria, di cui sono responsabile editoriale, una rivista legata all'Università degli Studi di Milano, che si occupa appunto di filologia e ecdotica. Qui possiamo trovare questo mio articolo, appunto scelte ecdotiche, cioè scelte di pubblicazione e critica letteraria intorno alle cosmicomiche di Italo Calvino. Volendo andare al, diciamo così, proprio all'essenza del lavoro da me fatto,
Da dove sono partita? Sono partita dalle prime edizioni delle Cosmicomiche di Italo Calvino. Le Cosmicomiche sono un titolo abbastanza noto, che ha avuto appunto queste prime edizioni, sono queste di cui appunto vedete le copertine qui che scorrono, che sono state scelte da Calvino. Cioè Calvino in questo momento era vivo nel corso di questi anni, a partire dal 1965, primo raccolta delle Cosmicomiche, che sono appunto dei raccontini, fino poi all'ultima edizione del 1984, lui vivente. Ecco, noi oggi invece leggiamo le Cosmicomiche nelle edizioni Oscar Mondadori. Questa è una delle ultime copertine. Cosa vuol dire il lavoro che io ho fatto? Vuol dire questo, che partendo da come noi siamo abituati oggi a leggere le Cosmicomiche, per la semplice e banale ragione che in libreria o in biblioteca troviamo l'Oscar Mondadori, troviamo questo libro o appunto suoi analoghi, sue ristampe similari, ecco, non siamo invece però abituati, non possiamo leggere così con grande facilità le prime edizioni del testo. Andarle a studiare consente di capire che cosa l'autore ha voluto per questi suoi racconti, come li ha voluti pubblicare, in particolare in questo caso specifico per quanto riguarda gli indici, quindi l'organizzazione, la sequenza dei racconti. Vedere che in un primo tempo i racconti sono stati disposti in un modo, in un secondo tempo disposti in un altro, e quando poi sono state fatte delle raccolte complessive, alcuni racconti sono stati tenuti insieme tra di loro, ci dà una traccia per una interpretazione dei testi letterari, dei loro significati, che è coerente e aderente con una verità di tipo storico, cioè noi stiamo leggendo il testo così come l'autore lo ha pensato, voluto e costruito, non solo dal punto di vista delle parole, quindi della struttura del testo, ma anche della struttura del libro. Ecco, mi chiedevo, Giorgio, c'è una correlazione tra la forma delle galassie e la loro età? I due principali tipi di galassie sono le galassie a spirale, come quella in cui apparteniamo noi, e le galassie ellittiche, che sono delle pallozze di stelle senza nessuna forma. Le galassie a spirale sono principalmente blu, molto giovani, mentre le galassie ellittiche sono rosse, le chiamano red and dead, le galassie rosse morte, perché sono fatte di stelle molto vecchie e non hanno una struttura specifica. E mentre nelle galassie a spirale le stelle girano attorno al centro della galassia con velocità specifica, mentre le galassie ellittiche hanno delle velocità casuali, non hanno una direzione, non girano attorno al centro ma vanno un po' a caso. Le galassie spirale col tempo diventano ellittiche. I processi che ci sono dietro sono molto complicati e non del tutto capiti, però l'idea è che sì, le galassie spirale sono giovani e poi col tempo in qualche maniera diventano vecchie ed ellittiche. Quindi sì, c'è una forte relazione tra la forma delle galassie e la loro età, come dicevi tu. La domanda che mi viene è se il tema dell'astronomia fosse qualcosa di particolarmente caro per Italo Calvino o comunque uno studio che ha fatto durante le sue scritture. Sì, Calvino è stato un grande appassionato di astronomia, esattamente nel periodo in cui ha scritto le Cosmicomiche. È questa una fase in cui Calvino appunto prende ispirazione per la propria narrativa leggendo proprio libri di astronomia. Ovviamente poi la interpreta in termini totalmente creativi. Lo stesso titolo fa l'occhiolino, perché appunto c'è sullo sfondo una storia del cosmo, una cosmogonia totalmente inventata, che però ha alle spalle in realtà uno studio, un'attenzione ai testi scientifici propriamente tali. Grazie e grazie a uno e all'altra, e alla prossima puntata dell'Alba dei Ricercatori.